O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel primo dolore di Maria Santissima si contempla l'incontro con il Santo Vecchio Simeone, che le profetizza la spada del dolore. Simeone disse: egli è qui, Gesù, per la rovina e la risurrezione di molti, segno di contraddizione perché siano svelati i segreti di tutti i cuori, e anche a te una spada trafiggerà l'anima. Lamento della Vergine dopo la morte di Gesù, prima parte. Dice Maria Santissima: Gesù, 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 dove sei? Mi senti ancora? La senti la tua povera mamma che grida adesso il tuo nome, dopo averlo tenuto in cuore per tante ore? Il tuo nome santo e benedetto, che è stato il mio amore, l'amore delle mie labbra che sentivano sapore di miele a dire il tuo nome, delle mie labbra che ora invece a dirlo pare che bevano l'amaro che ti è rimasto sulle labbra, l'amaro della dolce mistura. Il tuo nome, amore del mio cuore che si gonfiava di gioia quando lo diceva, così come si era dilatato per trapassare il suo sangue e accoglierti e vestirti di esso quando sei sceso a me dal cielo, così piccino, così minuscolo che avresti potuto posare nel calice della menta selvatica. Tu, tanto grande, tu impotente, annichilito in un germe d'uomo per la salvezza del mondo. Il tuo nome, dolore del mio cuore, ora che ti hanno strappato alle carezze della tua mamma per gettarti fra le braccia dei carnefici, che ti hanno torturato fino a farti morire. Ne ho il cuore stritolato da questo tuo nome, che ho dovuto chiudere dentro per tante ore, e che cresceva il suo grido più cresceva il tuo dolore, fino a sbriciolarlo come cosa calpestata dal piede di un gigante. Oh sì, che il mio dolore è gigante e mi schiaccia, mi frantuma, e non vi è nulla che lo possa sollevare. A chi lo dico il tuo nome? Nulla risponde al mio grido. Anche se io urlassi sino a spezzare la pietra che chiude il tuo sepolcro, tu non lo udresti perché sei morto. Non la senti più la tua mamma. Quante volte non ti ho chiamato, figlio, in questi 34 anni? Da quando ho saputo che avrei dovuto essere madre e che il mio vicino si sarebbe chiamato Gesù, tu non eri nato ed io, carezzandomi il seno dove tu crescevi, chiamavo piano Gesù. E mi pareva che tu ti muovessi per dirmi mamma. Io ti davo già una voce, me la sognavo già la tua voce, la udivo prima che fosse. E quando l'ho sentita, esile come quella di un agnellino appena nato, tremare nella notte fredda in cui sei nato, io ho conosciuto l'abisso della gioia. E credevo aver conosciuto l'abisso del dolore, perché era il pianto della mia creatura che aveva freddo, che era in disagio, che piangeva il suo primo pianto di Redentore, ed io non avevo fuoco e cuna, e non potevo soffrire in tua vece, Gesù. Non avevo che il seno nel fuoco e guanciale, e il mio amore per adorarti, o figlio mio santo. Credevo di aver conosciuto l'abisso del dolore. Era l'alba di quel dolore, era l'orlo. Ora è il meriggio, ora è il fondo. Questo è l'abisso. Questo che tocco ora dopo esservi scesa in questi 34 anni, sospinta da tante cose e prostrata nel fondo orrendo, oggi, della tua croce. Quando eri vicino io ti cullavo cantando Gesù, Gesù. Quale armonia più bella e santa di questo nome che fa sorridere gli angeli in cielo? Esso per me era più bello del canto così dolce degli angeli nella notte del tuo Natale. Vi vedevo dentro il cielo, tutto il cielo, vedevo attraverso quel nome. Ed ora, a dirlo a te che sei morto e non mi senti e non rispondi,
come se tu non fossi mai stato, io vedo l'inferno, tutto l'inferno. Ecco, ora capisco cosa vuol dire essere dannati e non poter più dire Gesù. Orrore, orrore, orrore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Regina dei Martiri, prega per noi. Nel secondo dolore di Maria si contempla la fuga di lei con San Giuseppe Gesù Bambino in Egitto a causa della persecuzione di Erode. Lamento della Vergine, seconda parte. Quanto durerà questo inferno per la tua mamma? Tu hai detto, in capo a 3 giorni io riedificherò questo tempio. È tutt'oggi che mi ripeto queste tue parole per non cadere uccisa, per essere pronta a salutarti al tuo ritorno, a servirti ancora. Ma come potrò saperti morto per 3 giorni? 3 giorni della morte, tu vita mia, ma come? Tu che tutto sai, poiché sei la sapienza infinita, non lo sai lo spasimo della tua mamma? Non te lo puoi figurare ricordando quando ti ho smarrito a Gerusalemme e tu mi hai visto fendere la folla che ti stava intorno con il volto di una nave che tocca il nido dopo tanta lotta con le onde e con la morte, con il viso di una che esce da una tortura spossata, svenata, invecchiata, spezzata. E allora ti potevo pensare unicamente smarrito, potevo illudermi che era solo così. Oggi no. Oggi no. Lo so che sei morto. Non è possibile l'illusione. Ti ho visto uccidere. Ecco, anche se il dolore mi smemorasse, ecco qui il tuo sangue sul mio velo che mi dice è morto, non ha più sangue. Questo è l'ultimo, sgorgato dal suo cuore. Dal suo cuore, dal cuore del mio bambino, del figlio mio, del mio Gesù. Oh Dio pietoso, non mi far ricordare che gli hanno spaccato il cuore. Gesù, non posso stare qui sola, mentre tu sei là solo. Io che non ho amato mai le vie del mondo, le folle, e tu lo sai. Da quando tu hai lasciato Nazareth ti sono venuta sempre più sovente dietro,
per non vivere lontano da te. Non potevo vivere lontano da te. Ho affrontato curiosità e scherni. Non conto le fatiche perché esse si annullavano nel vederti, pur di vivere dove tu eri. Ed ora io sono qua sola e tu sei là solo. Perché non mi hanno lasciato nel tuo sepolcro? Mi sarei seduta presso il tuo gelido letto, tenendoti una mano nelle mie per farti sentire che ti ero vicina. No, per sentire che tu mi eri vicino. Tu non senti più nulla, sei morto. Quante volte ho passato le notti presso la tua cuna, pregando, amando, beandomi di te. Vuoi che ti dica come dormivi? Coi pugnetti chiusi come due bocce di fiore presso il visino santo. Vuoi che ti dica come sorridevi nel sonno? E ricordandoti certo del latte della mamma, dormendo facevi l'atto di succhiare. Vuoi che ti dica come ti svegliavi? E aprivi gli occhietti e ridevi, vedendo ogni curva sul tuo viso, e tendevi le manine con gioia impaziente per essere preso, e con uno stridetto dolce come il trillo di un caminero reclamavi il tuo cibo. Ah, quanto ero beata quando ti attaccavi al mio seno e sentivo il tepore liscio della tua gota, la carezza delle tue manine sulla mia mammella. Non sapevi stare senza la tua mamma. Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi dimentichiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Regina dei Martiri, prega per noi. Nel terzo dolore di Maria si contempla lo smarrimento di Gesù nel Tempio di Gerusalemme, ritrovato da Maria Santissima dopo 3 giorni. Lamento della Vergine, terza parte. E ora sei solo. Perdonami, figlio, di averti lasciato solo, di non essermi ribellata per la prima volta nella vita e di aver voluto restare là. Era il mio posto.
Mi sarei sentita meno desolata se fossi stata presso il tuo funebre letto, ad accomodarti le fasce con un tempo, a mutarle. Anche se tu non avessi potuto sorridermi e parlarmi, a me sarebbe parso di averti di nuovo vicino. Ti avrei accolto sul cuore per non farti sentire il freddo della pietra, il duro del marmo. Non ti ho tenuto anche oggi. Il grembo di una madre è sempre capace di accogliere il figlio, anche se è un uomo. Il figlio è sempre un bambino per la sua mamma, anche se è deposto da una croce, coperto di piaghe e ferite. Quante, quante ferite, quanto dolore, oh il mio Gesù, tanto ferito, così ucciso. No, no, Signore, no, non può essere vero, io sono pazza. Gesù morto, io deliro, Gesù non può morire. Soffrire sì, morire no. Egli è la vita, egli è il figlio di Dio, è Dio. Dio non muore, non muore. E allora perché si è chiamato Gesù? Che vuol dire Gesù? Vuol dire, oh, vuol dire Salvatore. È morto perché è il Salvatore, ha dovuto salvare tutti perdendo se stesso. No, non deliro. No, non sono pazza. No. Magari lo fossi. Soffrirei meno. Egli è morto. Ecco il suo sangue. Ecco la sua corona. Ecco i tre chiodi. Con questi lo hanno trafitto. Uomini, guardate con che avete trafitto Dio, il figlio mio. E io vi devo perdonare e vi devo amare, perché Egli vi ha perdonati, perché Egli mi ha detto di amarvi, mi ha fatto madre vostra, madre degli assassini della mia creatura. Una delle sue parole ultime, lottando contro il rantolo dell'agonia: madre, ecco tuo figlio, i tuoi figli. Anche se non fossi colei che ubbidisce, avrei dovuto ubbidire oggi, perché era il comando di un morente. Ecco, ecco Gesù, io perdono, io li amo. Ah, mi si spezza il cuore in questo perdono, in questo amore. Mi senti che li perdono e che li amo? Prego per loro, ecco. Prego per loro. Chiudo gli occhi per non vedere questi oggetti della tua tortura, per poterli perdonare, per poterli amare, per poter pregare per loro. Ogni chiodo serve a crocifiggere una mia volontà di non perdonare, di non amare, di non pregare per i tuoi carnefici. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia,
Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Regina dei Martiri, prega per noi. Lamento della Vergine, quarta parte, quarto dolore di Maria, l'incontro con Gesù sulla via del Calvario. Voglio pensare di essere presso la tua luna. Pregavo anche allora per gli uomini, ma allora era facile. Tu eri vivo ed io, per quanto pensassi crudeli gli uomini, non giungevo mai a pensare che potessero essere tanto con te, che li avevi beneficati oltre misura. Pregavo, convinta che la tua parola li avrebbe fatti più buoni. In cuor mio, dicevo loro guardandoli, siete cattivi, malati ora, fratelli. Ma fra poco egli vincerà in voi Satana, vi darà la vita perduta. La vita perduta. Tu l'hai perduta per loro la vita, Gesù mio. Se quando eri nelle fasce io avessi potuto vedere l'orrore di questo giorno, il mio dolce latte si sarebbe mutato in tossico per il dolore. Signore l'ha detto, e una spada ti trapasserà il cuore. Una spada, una selva di spade. Quante ferite ti hanno fatto, figlio? Quanti gemiti hai avuto? Quanti spasmi? Quante gocce di sangue hai versato? Ebbene, ognuna è una spada in me, sono una selva di spade. In te non c'è tempo di pelle che non sia piegato, in me non c'è né che non sia trafitto. Mi trapassano le carni e penetrano nel cuore. Quando attendevo la tua nascita, ti preparavo le fasce e i pannolini, filando il lino più morbido della terra. Non ho guardato il prezzo per poter possedere lo stame più liscio. Come eri bello nelle fasce della tua mamma. Tutti mi dicevano, è bello il tuo bambino, donna. Eri bello. Dal fianco del lino, dal bianco del lino, sporgeva la tua rosea faccina. Avevi due occhietti più azzurri del cielo e la testolina pareva a volte una nebbia d'oro, tanto i tuoi capellini erano biondi e soffici. Sapevano di fiore di mandorlo appena sbocciato, credevano che io ti profumassi. No, il mio tesoro non aveva che il profumo delle fasce lavate dalla sua mamma, scaldate, baciate dal suo cuore e dal suo labbro. Non ero mai stanca di lavorare per te.
E ora? Ora non ho più nulla da fare per te. Da 3 anni eri lontano da casa, ma eri ancora lo scopo dei miei giorni. Pensare a te, alle tue vesti, al tuo cibo, intridere la farina e farne pane, curare le api per darti il miele, vegliare sulle piante perché ti dessero frutta. Come le amavi le cose che ti portavi alla tua mamma. Nessun cibo di riccamenza, nessuna veste di preziosa stoffa t'erano come queste, tessute, cucite, curate, colte dalle mani della tua mamma. Quando ti raggiungevo, tu mi guardavi subito le mani, come quando eri piccino e io e Giuseppe quando eri vicino io e Giuseppe ti davamo i poveri doni per farti sentire che eri il nostro re. Non sei mai stato goloso, bambino mio, ma era l'amore che cercavi, era questo il tuo cibo e nelle nostre premure trovavi quello. Anche ora tu ami, cercavi quello, povero figlio mio, così poco amato dal mondo. Ora più nulla, tutto è compiuto. Non farà più nulla per te la tua mamma. Non hai più bisogno di nulla. Ora sei solo ed io sono sola. Oh, felice Giuseppe, che non si è trovata questo giorno. Io pur non ci fossi più stata. Ma allora tu non avresti avuto neppure questo conforto di vedere la tua povera mamma. Saresti stato solo sulla croce. Sei solo nel sepolcro, solo con le tue ferite. Oh Dio, oh Dio, quante ferite ha il figlio tuo, il figlio mio, come le ho potute vedere senza morire? Io che tramortivo quando da vicino ti facevi male. Una volta sei caduto nell'orto di Nazareth, ti sei ferito la fronte, poche gocce di sangue, ma io che mi ero sentita morire vedendo gocciare il tuo sangue nella circoncisione e Giuseppe dovette sostenermi perché tremavo come una che muore, mi pareva che quella ferita minuscola dovesse ad uccidere e più col pianto che con l'acqua e con l'olio ho medicata e non ho avuto bene se non quando non ha dato più sangue. Un'altra volta imparavi a lavorare e ti feristi con la sega, una piccola ferita, ma era come se la siga mi avesse divisa in mezzo. Non ho avuto orecchio che quando 6 giorni dopo ho visto risanata la tua mano. Ed ora hai le mani, i piedi, il costato aperto. Ora la tua carne cade a brandelli, ora è la faccia contusa. Quella faccia che io non osavo sfiorarti col bacio, è impiegata la fronte lunga. E nessuno ti ha dato medicamento e conforto. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Regina dei martiri, prega per noi. Nel quinto dono di Maria si contempla la sua presenza alla crocifissione e alla morte di Gesù. Lamento della Santa Vergine, quinta parte. Guardami il cuore, o Dio che mi hai percossa nella mia creatura. Guardalo, non è piegato come il corpo del figlio tuo. I flagelli sono scesi come grandine su di me, mentre egli era colpito. Che è la distanza per l'amore? Io ho patito la tortura di mio figlio. L'avessi patita io sola, fossi io sulla pietra sepolcrale. Guarda, mio Dio, non goccia sangue il mio cuore. Ecco il cerchio delle spine. Lo sento, è una fascia che me lo stringe per fuori. Ecco il foro dei chiodi, tre stiletti infissi nel cuore. Oh, quei colpi, quei colpi. Come non è crollato il cielo per quei colpi sacrileghi delle carni di Dio. E non poter urlare, non poter lanciarmi e strappare l'arma agli assassini e farne difesa per la mia creatura già morente, ma doverli udire, udire e non fare nulla. Un colpo sul chiodo e il chiodo entra nelle carni vive. Un altro colpo ed entra più ancora. E un altro, e un altro. E si spezzano le ossa e i nervi, e viene trafitta la carne del mio bambino e il cuore della sua mamma. E quando ti hanno alzato sulla tua croce, quanto devi aver sofferto, figlio santo. Vedo ancora lacerarsi la tua mano nella scossa della caduta. Ho il cuore lacerato come essa, sono contusa, flagellata, punta, colpita, trafitta come te. Non ero con te sulla croce, ma guardala la tua mamma. È diversa da te? No. Non c'è differenza di martirio. Anzi, il tuo
mio dura ancora. Tu non odi più le accuse bugiarde, io le sento. Tu non odi più le bestemmie orrende, io le sento ancora. Tu non senti più il morso delle spine e dei chiodi, e la sete e la febbre. Io sono piena di punte di fuoco e sono come chi muore di arsione e delirio. Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Regina dei Martiri, nel sesto dolore di Maria si contempla la deposizione di Gesù dalla croce tra le sue santissime braccia. Lamento della Santa Vergine, sesta parte. Almeno una goccia d'acqua mi avessero lasciato darti. Il mio pianto, se la ferocia degli uomini negava al Creatore l'acqua da lui creata. Io ti ho dato tanto latte, perché eravamo poveri, figlio mio, e nella fuga d'Egitto avevamo tanto perduto. E avevamo dovuto rifarci un tetto, dei mobili e vesti e cibo. Né sapevamo quanto l'esilio sarebbe durato, né cosa avremmo trovato tornando al paese. Ti ho dato il latte oltre il solito tempo, perché tu non sentissi mancanza di cibo. Finché non fu presa la tua capretta fui io, bambino della tua mamma. Tu avevi già tanti dentini e mordevi. Oh, gioia vederti ridere nel gioco infantile. Tu volevi camminare e
eri tanto sano e forte, io ti sorreggevo per ore e ore e non sentivo spezzarsi le reni nello stare lungo su te, che facevi i tuoi passetti e dicevi ad ogni passo: mamma, mamma. Oh, beatitudine sentirti cantare quel nome. Lo dicevi anche oggi: mamma, mamma. Ma la tua mamma non poteva rivederti morire. Neppure accarezzarti i piedi potevo. I piedi, ah, non avrei potuto, anche se fossero stati alla portata della mia mano, toccarli per una crescita del tormento. Come dovevano soffrire i tuoi poveri piedi, oh mio Gesù. Fossi potuta salire a te e mettermi fra il legno e il tuo corpo e impedire che nelle convulsioni dell'agonia tu urtassi contro il legno. La sento ancora la tua testa battere nel legno negli ultimi sussulti. E quel suono mi fa impazzire. Non nella testa, come un martello. Torna, torna figlio caro, figlio adorato, figlio santo. Io muoio, non reggo questa mia desolazione. Mostrami di nuovo il tuo volto, chiamami ancora. Io non posso pensarti senza voce, senza sguardo, spoglia fredda e senza vita. Oh Padre, soccorrimi tu. Gesù non mi sente. Non è finita la passione. Non è tutto compiuto. Non bastano questi chiodi, queste spine, questo sangue, questo mio pianto. Ancora dell'altro ci vuole per guarire l'uomo. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Regina di allenarti, prega per noi. Nel settimo dolore di Maria si contempla la deposizione di Gesù nel sepolcro.
Lamento della Santa Vergine, settima ed ultima parte. Padre, ti nomino gli strumenti del suo dolore e del mio pianto, ma questo è il mio. Quello che lo ha fatto morire sovrumanamente straziato è stato il tuo abbandono. Quello che mi fa urlare è il tuo abbandono. Non ti sento più. Dove sei, Padre Santo? Ero la piena di grazia. L'angelo l'ha detto, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te e tu sei la benedetta fra tutte le donne. No, non è vero, non è vero. Io sono come una maledetta da te per il suo peccato. Tu non sei più con me. La grazia si è ritirata come se fosse una seconda Eva peccatrice. Ma io ti sono sempre stato fedele. In che ti ho dispiaciuto? Hai fatto di me ciò che ti è parso. E io ti ho sempre detto, sì, Padre, sono pronta. Possono dunque mentire gli angeli. E Anna, che mi ha assicurato che tu mi avresti dato il tuo angelo all'ora del dolore, sono sola. Non ho più grazia agli occhi tuoi, non ho più te, grazia in me, non ho più angelo. Mentono dunque i santi, in che ti ho dispiaciuto se essi non mentono ed io ho meritato quest'ora? E Gesù, in che ha mancato il tuo agnello puro e mansueto? In che ti abbiamo offeso che oltre al martirio dato dagli uomini si debba avere la tortura incalcolabile del tuo abbandono? Lui poi che ti era figlio e che ti chiamava con quella voce che ha fatto rabbrividire la terra e scuotersi in un singulto di pietà, come hai potuto lasciarlo solo in tanto tormento? Povero cuore di Gesù che ti amava tanto, dov'è il segno della ferita del cuore? Eccolo. Guarda, Padre, questo segno. Qui è l'impronta della mia mano penetrata nello squarcio della lanciata. Qui, qui. Non pianto, non bacio della sua mamma, che ha arsi gli occhi e consumate le labbra per il piangere e baciare la cancella. Questo segno grida e rimprovero e rimprovera. Questo segno più del sangue di Abele grida a te dalla terra. E tu, che hai maledetto Caino e ne hai fatto le vendette, non sei intervenuto per il mio Abele, già svenato dai suoi crimini ed hai permesso l'ultimo spregio. Tu gli hai stritolato il cuore con il tuo abbandono e hai lasciato che l'uomo lo mettesse a nudo perché io lo vedessi e ne fossi stritolata. Ma di me non importa. È di lui che ti chiedo e ti chiamo a rispondere. Non dovevi, oh, perdono. Perdono, Padre Santo. Perdona una madre che piange la sua creatura. È morto il figlio mio, morto col cuore squarciato. Oh Padre, Padre, pietà, io ti amo, noi ti abbiamo amato e tu ci hai tanto amati. Come hai permesso che fosse ferito il cuore del nostro figlio? Oh Padre, Padre, pietà di una povera donna. Io bestemmio, Padre, io serva tua, tuo nulla, oso rimproverarti. Pietà, sei stato buono, la ferita, l'unica ferita che non gli ha fatto male è stata questa. Il tuo abbandono ha servito a farlo morire avanti al tramonto per evitargli altre torture. Sei stato buono. Tutto fai alla fine di bontà. Siamo noi creature che non comprendiamo. Sei stato buono. Buono sei stato. La ferita, l'unica ferita che non mi ha fatto male è questa.
Buono sei stato. Dillo, anima mia, questa parola, per levare il mordente del tuo soffrire al tuo soffrire. Dio è buono e ti ha sempre amata, anima mia. Dalla cuna a quest'ora ti ha sempre amata. Ti ha data tutta la gioia del tempo, tutta, ti ha dato lui stesso. È stato buono, buono, buono. Grazie Signore che tu sia benedetto per la tua infinita bontà. Grazie Gesù, dico grazie anche per te. Questa almeno non l'hai sentita, figlio mio. Io solo l'ho sentita nel mio, quando ho visto il tuo cuore aperto. Ora è nel mio la tua lancia, è fruga, è strazia, ma meglio così. Tu non la senti, ma Gesù, pietà, un segno da te, una carezza, una parola per la tua povera mamma dal cuore straziato. Un segno Gesù, se mi vuoi trovare viva al tuo ritorno. Padre nostro, che sia in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Regina dei Martiri, prega per noi. Salve, Regina. Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza, nostra salve. A te ricorriamo, essere figli di Eva. A te sospiriamo, gemendo tra i denti, questa parte di carne. Orso tu, avvocata nostra. Rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci da questo Signore Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o via dolcemente Maria. Signore sia con voi e con il tuo spirito. Voi che avete partecipato a quest'ora di meditazione di compassione sui dolori di Maria Santissima Addolorata, scenda la benedizione di Dio Potente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.